Ciao a tutti, avventurieri di Throne and Liberty. Oggi parliamo di uno degli eventi più epici e adrenalinici del gioco, ossia l'assedio al castello. Che tu sia un esperto stratega o un novellino pronto a scendere sul campo di battaglia, questa guida è pensata proprio per te. Preparati a scoprire come fare la differenza nella battaglia di questa domenica. Sei pronto? Allora iniziamo! Gli assedi al castello sono la prova suprema di forza e strategia. Da un lato le gilde si uniscono per attaccare il castello, dall'altro i difensori lottano per respingere gli invasori. Obiettivo degli attaccanti: conquistare il trono e rivendicare il dominio. Obiettivo dei difensori: proteggere il trono a tutti i costi. Attenzione! Questa non è una semplice battaglia, ogni mossa conta e la coordinazione con la tua gilda sarà fondamentale. Gli assedi ai castelli rappresentano l'apice del conflitto PvP, dove gilde e alleati si affrontano in un turbinio di tattiche e combattimenti per il dominio. Questo evento non è per i deboli di cuore. Ogni azione, dall'attacco alla difesa, può determinare il destino della tua gilda. La mappa dell'assedio è disseminata di elementi ambientali interattivi che possono ribaltare le sorti della battaglia. Vuoi sorprendere i difensori? Usa le leve sopra il portone principale per aprirlo furtivamente o sfrutta le fogne per un ingresso subdolo che coglierà i nemici alla sprovvista. Per emergere vittoriosi devi pensare in grande, letteralmente. Trasformati in un golem per sfruttare il tuo potere devastante. Abbiamo tre tipi di golem. Il Stone Crusher Golem, ideale per abbattere mura e torri, aprendo varchi imponenti. Il Battle Carrier Golem, perfetto per trasportare i giocatori direttamente all'interno del castello. E infine il Gate Hammer, un'arma a lungo raggio capace di infliggere danni massicci. Ci sono anche poi i Jump Attacker, per chi ama il combattimento ravvicinato e vuole dominare i nemici con attacchi precisi e letali. Anche le gilde meno numerose possono trovare la loro occasione d'oro. Concentrati sulla cattura delle zone di saccheggio che ti permetteranno di razziare il caveau delle tasse del castello, accumulando Lucent e Solant. Questo approccio garantisce un flusso di ricompense monetarie, anche se non mira a conquistare il trono. Le pietre della resurrezione rappresentano un vantaggio strategico e cruciale. Ogni pietra catturata aumenta la possibilità di far risorgere i tuoi compagni caduti, mantenendo alta la pressione sul nemico. Una mossa ben calcolata, con queste pietre puoi trasformare una situazione disperata in un trionfo. Quando la battaglia raggiunge il suo culmine, il leader della tua gilda può interagire col trono per diventare l'usurpatore. Questo titolo non è solo simbolico, conferisce poteri straordinari e mantenendo il controllo del trono ti garantisce la vittoria e le ricompense finali. Gli assedi ai castelli non sono solo una sfida, ma anche un'opportunità per dimostrare il valore della tua gilda. Pianifica ogni mossa con attenzione, sfrutta le risorse ambientali e coordina il tuo team per raggiungere la gloria. Questa domenica il destino del castello sarà nelle tue mani, preparati a scrivere la storia. Dunque, allora, ci sono quattro rovine d'assedio posizionate appena fuori dalle mura esterne. Una volta catturate, diventano punti di teletrasporto e consentono alle gilde attaccanti di evocare distruttivi golem d'assedio. La gilda della legione non può conquistare questi punti, quindi deve affidarsi ai propri alleati per gestirli. Per conquistare le rovine d'assedio è necessario avere i gradi di gilda leader, consigliere o guardiano. Dunque, poi avremo tre divise, diciamo, chiamiamole così, di tre colori diversi, ossia rosso, giallo e blu. Dunque, le gilde di giocatore della stessa gilda o gilde amichevoli saranno blu. Le altre gilde invece avranno il vestito rosso, quindi saranno quelle che saranno nostre nemiche. E infine la gilda usurpatrice sarà visualizzata in giallo. I leader delle gilde, i guardiani e gli ufficiali di stato maggiore avranno delle icone speciali accanto al loro nome. Dunque, come ho spiegato prima, possiamo andare anche a evocare i golem, che sono enormi armi di distruzione per andare a demolire muri e altri giocatori. Per evocare i golem servono le Golem Slate,
Le gilde possono acquistare le Golem Slate all'interno della propria base di gilda, quindi casa di gilda, dal mercante che si chiama Supplice Mercant. Ogni golem ha funzioni diverse e quindi potrà essere evocato solo da una Siege Ruin catturata. I golem sono strumenti potenti per aiutare le gilde attaccanti a sfondare le difese del castello, ma possono essere attivi solo per un breve periodo. Quindi bisogna sfruttare le loro abilità uniche per superare qualsiasi situazione. Perché non rubare un po' del bottino invece di andarsi a concentrare sul trono? Ogni 5 minuti le Pillage Stone catturate libereranno Lucent e Solant dalla cripta del castello. Qualsiasi grado di gilda può rivendicare questi obiettivi, ma i gradi più alti li cattureranno più velocemente. Per alcuni la parte più difficile è raggiungere il trono, per altri la vera lotta non inizia finché non entrano nelle sue sale regali. I leader delle gilde che interagiscono con il trono si trasformeranno nell'usurpatore. Gli usurpatori sono cavalieri giganteschi, sono estremamente resistenti e diventano sempre più difficili da uccidere in base al numero di alleati nelle vicinanze. Per conquistare con successo il castello, un usurpatore deve sopravvivere per 3 minuti all'interno della zona di cattura della Sala del Trono. Una cattura riuscita non assicura la vittoria. La prossima Legion Guild verrà incoronata quando scade il timer dei 45 minuti. Allora ragazzi, questa è un po' le spiegazioni per come avverrà il siege domenica. Durerà circa, appunto, come vi dicevo, 45 minuti in totale. Dunque ragazzi, come vi dicevo, ora abbiamo tutti gli elementi per poter costruire la nostra battaglia, quindi la sfida finale per questo gioco, chiamiamola così. Dovete decidere. Ormai avrete già fatto le vostre alleanze, quindi decidere anche cosa volete fare, se volete attaccare il castello o se lo volete difendere, oppure se siete delle piccole gilde magari andare a conquistare le Pillar Stone. Come vi dicevo, l'evento durerà circa 45 minuti, se non ci sarà poi un esito sarà allungato di ulteriori 3 minuti in modo da poter decretare la vittoria o la sconfitta. Quindi se avete delle domande oppure dei suggerimenti, fateli qui sotto nei commenti. Intanto vi invito a mettere un bel mi piace a questo video e a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché arriveranno nuovi video su Throne and Liberty. Ciao a tutti e alla prossima!